Il primo concorrente ha 22 anni, è un molisano, viene da Campobasso. Mi ha detto di ricordare che stasera c'è suo papà qua in sala, che oltre ad essere suo papà è anche il suo insegnante. E lui ha frequentato seminari con Pat Martino, con Bruce Forman e mi ha detto anche di ricordare che il secondo pezzo che ci presenterà questa sera è una sorpresa. Il secondo concorrente ha 22 anni, viene da Roma, anche lui è uno studente del St. Louis, è sempre sorridente, io gli voglio un sacco di bene perché mi fa tanti complimenti, ma ci teneva a dire che questa esperienza a Montelotondo è stata fighissima. Ci siamo, immagino che i ragazzi siano emozionati. Terzo classificato del concorso per giovani chitarristi dell'Ladyland Jazz Festival, Stefano Carbonelli. Vieni Stefano. Prenditi il tuo applauso. Il più giovane, 19 anni, resta qui, fai spazio. Il secondo, e quindi per esclusione conosceremo già anche il primo, secondo classificato, vi ricordo, ma un po' di suspense, è stata difficilissima questa votazione, c'era il maestro Gimol che ha dato il suo contributo prezioso, ragazzi comunque potete metterlo nel curriculum, essere stati votati e scelti da Gimol. Secondo classificato, Gianluca Figliola! E finisce!
vince il concorso della 20ª edizione dell'Ethylene Jazz Festival, Daniele Cordisco. Veramente bravi. Daniele, vuoi dire due parole? Vuoi salutare papà? Volevo suonare Ma la femmina in duo con Jim Mold, però mi rendo conto che non è possibile. No, è un po' scontato, però volevo fare un ringraziamento ai miei genitori. È molto scontato, però lo voglio fare. Mi appoggio in questo. E probabilmente se non ci fosse il loro appoggio, oltre a quello morale, sottolineo quello economico, perché per fare questo mestiere non è che si diventa ricchissimi insomma in pochi giorni, quindi la cosa bella è che credono in me, quindi li ringrazio tanto e dedico questo premio a loro. E si conclude così: io vi saluto, ringrazio l'organizzazione e l'associazione per avermi dato questa possibilità, per me è stato emozionante in quanto di Monteroduni poter essere qui quest'anno. Grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Then